Gli agguati sul web e l'elezione di Grasso e della Boldrini. La collera di Grillo parte come di consueto dal suo blog e si scatena su due fronti. Verso i nuovi inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama e verso il branco di troll, definizione della rete mutuata dalla letteratura fantasy che ha ideato Piccoli Orchi, che si intrufolano nel suo sito. Sostiene Grillo che Grasso e la Boldrini siano frutto di scelte autoritarie che servono a coprire gli impresentabili. Due presidenti di Camera e Senato, celebrati come effigi del cambiamento, non sono stati democraticamente scelti con votazioni nei loro gruppi, ma nominati da Bersani. E su Grasso è ancora più duro, è l'unico magistrato antimafia che apprezza Berlusconi. Poi l'altra questione, quella degli schizzi di fango, usa un altro termine in verità Grillo, per denunciare le presunte infiltrazioni sul suo blog. Da mesi, dice il leader del Movimento 5 Stelle, orde di troll, di fake, di multinick, scrivono con regolarità dai 2 ai 3.000 commenti al giorno. Qualcuno evidentemente li paga per spammare dalla mattina alla sera. Dopodiché, prosegue il comico genovese, TV e giornali fanno lerci e studiati copia e incolla per spiegare che Grillo è un eversivo e che il Movimento 5 Stelle è spaccato. Prima vomitano i commenti sul blog e poi li rivomitano nelle televisioni, conclude Grillo. Ma la risposta dei presunti infiltrati al soldo di qualcuno non si fa attendere. Non siamo intrusi, dicono, ma sostenitori che vogliono partecipare al dibattito usando il cervello. Un presunto agitatore che rivendica di criticare gratis consiglia al leader del movimento di assumere un sedativo. Un altro ribadisce al comico genovese: volevamo la democrazia diretta? Eccola. Chiara Cerqueti, Scatigi 24.